Salve a tutti da SMT Airsoft, in particolare da S, oggi siamo qui per portarvi un nuovo episodio della rubrica del soldato. E come sicuramente avete letto dal titolo, però vabbè, chi se ne frega, oggi parleremo di segnali gestuali. Cosa sono i segnali gestuali? Sono i segnali fatti con le mani, con la bocca chiusa, per permettersi di avvicinarsi, di approcciarsi al nemico in maniera stealth, quindi approfittando ovviamente dell'effetto sorpresa. Ovviamente ora io vi porterò solo quelli che personalmente reputo i principali, i più importanti, quelli che possono essere utilizzati sempre e dovranno essere sempre utilizzati. Ce ne sono altri, ma li ve li metto in descrizione, vi troverete un link, cliccate il link, andate a studiarveli voi. Tanto sono descritti in maniera molto perfetta, molto bella, quindi sono delle illustrazioni, non dovete neanche leggere, dovete semplicemente guardare le immagini e riprodurle. Quindi, cari ragazzi, cominciamo subito e cominciamo col segnale che io personalmente reputo il segnale principale, il segnale di stop pericolo. Viene fatto quando ci si approccia ai nemici, si vedono i nemici e si deve intimare alla fila, alla propria squadra, di bloccarsi sul posto, perché si pensa di aver intravisto un nemico o si pensa di aver sentito qualcosa di anomalo. Il segnale di pericolo, di stop, sarà questo, pugno chiuso laterale, così da permettere agli altri di vederlo chiaramente. Il secondo della fila dovrà riprodurre anche lui velocemente i segnali di stop pericolo, così tu il terzo, il quarto e il quinto fino alla fine della coda, così tutti quanti in un breve lasso di tempo dovranno bloccarsi per non produrre subito rumore. Dopo i segnali di pericolo si mette in concomitanza un altro segnale, ovvero il segnale di guarda o ascolta. Il segnale di guarda sarà semplicemente indicando gli occhi, ovviamente girandosi verso i compagni per poter far vedere al secondo, al terzo, poi in fondo, che si vuole dire guarda, e poi si indica il punto, semplicemente verso di là, guarda verso di là. Questo segnale di guarda lì viene fatto, ripeto, dopo il segnale di stop, ma può essere fatto anche segnale di ascolta. Là. Ascolta significa ascoltate ragazzi, ho sentito qualcosa che non è naturale, che non è naturale da bosco, non è naturale da urbano, da un location urbana, quindi per favore ascoltate anche voi. Se io guardo i miei amici mi aspetto che loro abbiano capito, che loro facciano certe cose, in quel caso tutti quanti della fila dovranno farmi un segnale di ok, ho capito, il segnale di ok è questo. Stop, ascoltate. Lì, se dovessi girarmi per vedere se hanno capito il comando e vi vedo tutti quanti fermi, vuol dire che lo stop l'hanno capito. Ovviamente il secondo dovrà farmi il segnale ok per farmi capire che ho capito, quindi io potrei eventualmente rigirarmi per anch'io dare un supporto alla squadra in questo caso. Dopo questi segnali possono essere fatti, soprattutto dopo i segnali di guarda lì, potrà essere fatto un altro segnale, ovvero il segnale di numerazione. Cosa significa questo? Che io indico il punto, indico di guardare in quel punto e indico quanti nemici personalmente ho intravisto, ho visto. Per indicare quanti nemici sarà molto semplice, perché 1, 2, 3, 4, 5. Quando arriviamo al 5 per poi arrivare al 10 dovrà essere fatto semplicemente così. Si prova a partire dal mignolo, questo indica il 6, poi sarà il 7, 8, 9, il 10 è a tunnel, non è un pugno chiuso perché questo significa stop, è a tunnel. Molto facile, si parte fino al 5 in maniera canonica, come tutti possono fare anche 3 così, è indifferente. Per partire da 6 al 10 si deve partire progressivamente dal mignolo per arrivare poi a chiudere la mano a tunnel. Per indicare i numeri sopra al 10, come anche nel caso del subacqueo, si dovrà indicare 10 e poi indicare 1. 11, 10, 17, 7, 10 più 7, 17. Molto semplice questa numerazione, molto molto intuitiva. Forse soltanto un attimo, sì è vero, anche i miei compagni comunque hanno avuto problemi tipo per 5 minuti a capire da che parte per fare il 18, l'8, il 9, cagate varie. Quindi cari ragazzi, fatela, sfruttatela, utilizzatela. Altri segnali molto fondamentali, molto importanti per il software in ambito militare, ma soprattutto per il campo software dove le distanze sono molto più ravvicinate, è il segnale di copertura. Come fare il segnale di copertura?
basta toccarsi la testa. Questo significa co-printing. La nostra associazione, il nostro SMT Airsoft, oltre a questo segnale fa un altro segnale, ma è soprattutto nostro, non l'ho trovato da altre parti. L'abbiamo inventato noi. Il segnale di dopo copertura è il chiedere al mio 3, 2, 1, 0. Allo 0 tutti cominciano a fare copertura, così io do ai miei compagni la possibilità di posizionarsi, la possibilità di cominciare, sapere dove sparare, sapere anche solo la direzione, e quindi potete darmi una copertura maggiore. Altri segnali principali sono quel rally point, punto di raduno, circolare verso l'alto col dito, quindi tutti i compagni dovranno convergere verso quel punto per raggrupparsi e quindi parlare, stabilire una strategia e altro. Il segnale di stop, ma non di pericolo, ma semplicemente di stop, dovrà essere fatto indicando tipo un alt, ok, verso il dietro, mentre ci sono i compagni. Questo viene fatto soprattutto per indicare lo stop, viene fatto stop, rally point. Dopo il segnale di stop, o di stop normale, o di stop pericolo, potrebbero essere fatti altri due segnali. Il segnale di accucciarsi e il segnale di sdraiarsi. Il segnale di accucciarsi è fatto stop. Accucciarsi. Il segnale di accucciarsi, ma non accucciarsi, ma sdraiarsi, ma insieme a me, dovrà essere fatto stop. Accucciarsi, sdraiarsi, circolare con la mano aperta. Questo significherà, oppure potrà essere fatto semplicemente in basso, sdraiarsi. Poi è vero che ci sono tutti i segnali di cuneo, formazione a colonna, formazione in linea, comandante nemico, sniper, ma quelli sono soprattutto utilizzati per tornei, quindi se personalmente non li reputo fondamentali per ogni giocata della domenica, la classica giocata domenicale. Altri fondamentali segnali che vengono utilizzati soprattutto nelle location urbane, quindi chi ha la possibilità di utilizzarli li utilizzerà sicuramente molto spesso, sono i segnali di porta e finestra. Il segnale di finestra sarà un quadrato chiuso, perché ovviamente, come potete vedere, le finestre sono chiuse, ok? Quadrato chiuso, le porte invece sono dei rettangoli con la base aperta, quindi porta lì, finestra lì. Questo è un problema, è un peccato che nei nostri video non si veda quanto spesso noi facciamo utilizzo di questi segnali, perché ovviamente avendo la videocamera frontale sulla testa, sulla fronte, è impossibile, materialmente impossibile, poter vedere, riprodurre, registrare i segnali di stop, i segnali di accucciarsi e cagate varie. Però è una cosa che noi utilizziamo moltissimo, moltissimo, e che purtroppo vedo utilizzare pochissimo da altre persone in altri campi. Preferiscono urlare, preferiscono far casino. È una scelta, è una tattica, per amor del cielo. Terrorismo psicologico fa sempre bene, però lo stealth ogni tanto effettivamente serve. Altri segnali, ripeto, ve li metto giù. E cari ragazzi, adesso è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando, iscrivetevi alla pagina di Facebook. Mi raccomando, mettete il pollicino in su, il progetto in giù se non vi è piaciuto il video, commentate il video, bla bla bla, ma le solite cose che dice M in due parole, no? Però io, dato che non sono M, non ve le ripeto. Ok ragazzi, da S è tutto e fa caldo, quindi adesso accenderò il condizionatore. Da S è tutto e mi raccomando, stay angry, stay biru ragazzi. Yeah! In un altro lì, porta destra. Neotech impedisce molto di avere una visione periferica ampia. Quindi, come fare per ovviare a questo problema, per risolvere questo problema? È molto semplice, basta mirare con entrambi gli occhi aperti. Come fare a mirare? Perché mirare con entrambi gli occhi aperti con un LED? Perché aumenta la visione periferica, permette di avere un